Non è una cosa consueta che io parli, eh? Una volta ogni 3-4 anni, però tocca anche a me, quindi oggi mi dovete... Anche la Maria Pia. Maria Pia è una grande camminatrice, anzi, corre sempre l'incontro. Allora, buongiorno a tutti. Leggo perché non sono un gran parlatore, ma leggo soprattutto quello che dopo vi consegniamo, così Focarelli non scrive quello che vuole come solito, perché adesso glielo metto per iscritto. Bene. Allora, Verde Sport riconferma quanto la famiglia Benetton ha già comunicato nel mese di febbraio dello scorso anno, ossia la dismissione della parte professionistica delle squadre basket e volley alla scadenza del giugno 2012, continuando invece l'attività della Benetton Rugby. Quindi possiamo dire che quando l'abbiamo detto siamo stati precisi che dismettevamo, e lo ribadiamo ancora: a giugno la Benetton Basket e la Sisley Volley, per quanto riguarda la Verde Sport, dismette l'attività professionistica. Pertanto la Verde Sport mette a disposizione gratuitamente, Focarelli, gratuitamente a disposizione il diritto sportivo delle due società a quegli imprenditori appassionati che intendessero continuare a mantenere nella città di Treviso la Serie A di basket e di volley. Massima disponibilità quindi da parte di Verde Sport a chi volesse prendere in mano l'onere e l'onore di continuare la storia di due società professionistiche a Treviso. Verde Sport mette gratuitamente in mano ai tifosi e imprenditori che volessero continuare. Quindi chi scrive patrimonio della collettività, che non è proprietà di chi mette i schei, oppure chi scrive che la pallacanestro Treviso è un patrimonio culturale, siamo d'accordo, lo regaliamo a chi vuole continuare. Benetton, quando comprò la pallacanestro Treviso, comprò i diritti, pagò l'autocompenso, ma malgrado questo noi lo mettiamo, sappiamo che la pallacanestro Treviso, la volley Treviso sono un patrimonio della città di Treviso, lo mettiamo a disposizione. L'abbiamo detto un anno fa, l'abbiamo detto in momenti non sospetti, l'abbiamo detto perché tutti si rendessero conto cosa stava succedendo a Treviso. Quindi non c'è nessuna verità nascosta, siamo sempre stati chiari per quello che volevamo fare. Da più di un anno tutti gli operatori del settore sportivo, i dirigenti, i tecnici, i collaboratori, gli impiegati, gli addetti e i sostenitori sono stati chiaramente informati di questa inderogabile decisione della proprietà. Sono stato chiaro con tutti, ho parlato con tutti i dipendenti personalmente, con grande difficoltà, perché voi pensate a un mio figlio che perde qualche ramo, però tutti quanti sono sempre stati tenuti chiaramente a corrente di quello che stava succedendo. Quindi non abbiamo nascosto niente e non c'è niente di nascosto. Si chiude a giugno per Verde Sport e per il basket e il volley una grande era di sport professionistico, ma rimane e rimarrà per sempre il grande servizio sociale rivolto ai giovani che Verde Sport giornalmente e costantemente offre alla città di Treviso e all'Italia intera con la Ghirada e le sue innumerevoli iniziative. Un grande e costante impegno sociale che la famiglia Benetton intende mantenere e supportare con la massima professionalità, grazie al centro sportivo della Ghirada e alla passione degli operatori di Verde Sport. Domani uscirà nei giornali un fogliettino, lo so che ragazzi interessa il domani della Benetton Basket e siete tutti qua per questo. Però, cari giornalisti, vorrei
che enfatizzasse il valore sociale che stiamo dando e che diamo da anni. Quindi non dimentichiamoci che è meglio perdere la Benetton Basket, è meglio perdere la Sisley Volley, è meglio perdere la Benetton Rugby, ma non perdere il valore sociale di Verde Sport. Qui stiamo lavorando con i bambini, qui abbiamo più di 7.000 bambini che gli insegniamo a stare lontano dalla droga, gli insegniamo a camminare, gli insegniamo a parlare, gli insegniamo cos'è il gruppo di squadra, com'è la squadra vincente. Quindi per piacere, quando dopo parlerete soltanto di basket, che nei titoloni saranno questi, per piacere ricordatevi anche di questo grande valore sociale di Verde Sport. Bene, numerosi imprenditori del territorio in questi mesi sono stati contattati ed informati della possibilità di rilevare la società sportiva. Abbiamo bussato 1.000 porte. Enzo per primo e noi tutti, io personalmente ho incontrato tanti imprenditori e li abbiamo informati di questa possibilità. E ad oggi abbiamo riscontrato un reale interessamento dal signor Bruno Zago, proprietario del gruppo Progest per la Pallacanestro Treviso. Abbiamo un imprenditore che dopo mesi finalmente dice: io ci sono, io sono disposto a creare un gruppo. Su queste basi la Verde Sport ha dato mandato al vicepresidente Claudio Codebella e al direttore amministrativo Giovanni Favaro di verificare la possibilità di formare un gruppo di lavoro atto alla costruzione di una nuova società in grado di continuare l'attività sportiva professionistica della Pallacanestro Treviso. Dobbiamo essere però tutti consapevoli che il momento storico in cui ci troviamo non è sicuramente favorevole. Il compito non sarà facile e da una parte prego tutti a rimanere molto coi piedi per terra e dall'altra la parte un grande in bocca al lupo a Claudio, a Favaro e a tutti coloro che vorranno continuare questa attività. Io avrei finito, se volete fare delle domande, Claudio e Favaro, per piacere, penso che sarete molto coinvolti anche voi se venite qui vicino a me. Spero essere stato sufficientemente chiaro e sono a vostra disposizione con Claudio e Favaro. Allora lasciamo la parola a Claudio a questo punto. C'era qualche domanda per il signor Guzzau? Una domanda. Allora, quando si parla che verrà ceduto, viene messo a disposizione gratuitamente il diritto sportivo, vuol dire che la nuova società che verrà creata assumerà questo diritto sportivo, quindi Pallacanestro Treviso chiuderà. Avrà un altro nome la società, adesso Pallacanestro Treviso continuerà solo ed esclusivamente come veniva detto. No, penso che la Pallacanestro Treviso rimanga, noi cediamo i diritti sportivi della Pallacanestro Treviso. Allora, se ho ben capito, c'è un imprenditore, Bruno Zago, dal quale si potrebbe ripartire. Allora, faccio un po', posso parlare? Ok, con grande soddisfazione pensiamo di aver trovato nel signor Bruno Zago un pilastro a cui ripartire con questo nuovo progetto per quanto riguarda la Pallacanestro Treviso. Sono stati mesi sicuramente difficili, sono state anche le parole del signor Buzzavo che viviamo in questo momento, questo contesto non facile, dove in questo momento investire nello sport è una cosa estremamente difficoltosa per tutti. Sono stati mesi difficili anche
causa della scomparsa di Enzo, che è stato l'uomo che si è speso tantissimo per dare un futuro a questa società. Per questo mi sento di ringraziare di cuore il signor Zago e tutto il suo gruppo Progest per averci dato la fiducia e soprattutto per aver creduto nelle potenzialità di questo sport e di questa società che così tanto ha dato in passato al territorio di Treviso. Al di là delle coppe, delle vittorie, degli scudetti ottenuti, penso che ci sia anche qualcosa di più. Il fatto che un imprenditore abbia capito questo momento di difficoltà e venga incontro e ci dia una mano, penso che sia una cosa molto importante. Questo, come ho detto, è un gesto rivolto alla città di Treviso e a tutti gli sportivi che penso che sono d'accordo con me, appunto capendo un po' la difficoltà di questo momento. Siamo convinti soprattutto che attorno alla disponibilità del signor Zago si possano creare, sarà un punto di riferimento, di traino per altri imprenditori che dovremmo essere bravi noi in questo periodo a cercare di costituire. Il gruppo Progest l'abbiamo avuto vicino quest'anno perché è proprietario della televisione di Treviso 1, per cui abbiamo avuto un buonissimo rapporto. Ha dato la possibilità a tutti i nostri appassionati di vedere anche le partite in diretta delle nostre trasferte, trasmissione di basket, ha dimostrato il suo volere di entrare a partecipare a questo mondo del nostro della pallacanestro. Il lavoro sicuramente sarà enorme, è stimolante e difficile e mi auguro veramente che oggi sia il primo di una la prima conferenza, il primo giorno e ne vengano soprattutto altre dove possiamo dare delle belle notizie. Sarebbe veramente una cosa di un significato enorme perché vorrebbe dire che questa società potrà avere un futuro che tutti ci auguriamo sotto questo punto di vista. Un grazie va alla proprietà, al signor Gilberto Benetton, al presidente Andrea Benetton, all'amministratore delegato di Verde Sport, al signor Buzzava e a Verde Sport che ci sta aiutando sotto questo punto di vista e ci dovrà anche aiutare in questi prossimi mesi. Il fatto che abbiamo sentito queste parole sicuramente sono anche di stimolo per noi nei nostri confronti, dove avremo, come ho appena detto, un lavoro sicuramente impegnativo. Prego. Quindi servono ovviamente altri imprenditori, altre forze economiche per completare questo nuovo quadro societario? Sì, nel senso che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di agevolare l'entrata di imprenditori, per cui non voglio essere ripetitivo sulle cose e dire più facile sarà l'entrata, sicuramente più sicura sarà anche la possibilità di dare a questa persona una visione migliore per quanto riguarda anche l'investimento che dovranno fare. Tempi limiti, diciamo, i tempi che ci siamo sempre detti, sappiamo che entro giugno sono, diciamo, il nostro limite massimo, però ogni momento, ogni ora, ogni giorno è importante. Il fatto che oggi ci siamo trovati qui davanti tutti e abbiamo parlato e abbiamo fatto questo primo passo penso sia significativo. Adesso in poi dovremo cercare di continuare. Il lavoro che è stato fatto fuori dalle luci delle telecamere, ma è stato un lavoro veramente assiduo da parte di tutti e dovremo cercare adesso di farlo con un po' più di visibilità perché penso che oggi comunque sia una giornata abbastanza importante perché siamo tra virgolette usciti anche all'esterno e abbiamo messo a conoscenza di tutti una delle possibili colonne di questo progetto.